Buongiorno a tutti. Oggi vorremmo parlare della progettazione di servizi nell'era del PNRR, cioè oggi abbiamo l'opportunità di ristrutturare i servizi della pubblica amministrazione, i servizi in generale, e farlo cercando di portare il massimo valore per i cittadini o per i clienti nel caso di aziende. Io sono Massimo Azzolini, sono il founder di Giala Cobalto, noi ci occupiamo proprio di progettazione di servizi. E negli ultimi mesi abbiamo organizzato un ciclo di eventi online che abbiamo chiamato Progettare l'esperienza dei cittadini nei servizi pubblici attraverso quattro incontri con esponenti, esperti della pubblica amministrazione che appunto si occupano di trasformazione digitale. Cosa abbiamo appunto imparato durante questi incontri? Che la trasformazione digitale c'è, sta avvenendo, è già avvenuta e che tendenzialmente, quando si parla sempre di digitale, ma in realtà non è una trasformazione primariamente digitale, è una trasformazione principalmente culturale. E nel farlo, ci ritroviamo a gestire un cambiamento che è basato su tre elementi cardine. Chiaramente la tecnologia, perché appunto è una trasformazione che implica un momento di digitalizzazione. Ma soprattutto va a cambiare i processi, il famoso si è sempre fatto così, che in un qualche modo va a essere sradicato o variato o in qualche modo anche solo leggermente ritoccato. Il tema diventa un cambiamento culturale importante ed è quello che poi fa effettivamente produrre un impatto importante sulla sua organizzazione e sulle persone che utilizzeranno o usufruiranno dei servizi. Super importante, è emerso, è evidenziato in questo ciclo di incontri, la necessità di progettare l'onboarding, ovvero capire come le persone oggi lavorano, riescono a erogare i servizi, con che modalità, con che strumenti, con che abitudini, quali sono le difficoltà che incontrano o che potranno incontrare in un momento di cambiamento e fare soprattutto leva sui benefici portati da questo cambiamento per fare in modo che siano con noi durante la fase di progettazione del servizio e di implementazione successiva. Perché parliamo di design thinking in quest'ambito? Perché è una metodologia che è risultata particolarmente utile proprio per governare i cambiamenti, perché intrinsecamente tiene conto di tutta una serie di aspetti. In questo senso diciamo sempre che il design thinking è olistico, perché parte dalle persone, quindi si innesta sulle persone, è centrato sulle persone. Adesso si dice che si progetta tutto human-centered. E insiste anche su altri due elementi, l'aspetto business, in senso lato, e l'aspetto tecnologico, dove tecnologia è qualunque cosa, dall'applicazione digitale super sofisticata a carta e penna. È l'aspetto che ci permette di erogare il servizio. Quando manca una di queste componenti, non è che non si riesce a portare innovazione, si porta comunque innovazione, si portano innovazioni differenti. Se ho solo un'attenzione alle persone, al business, allora ho un'innovazione di brand, di marketing, di relazione. Se punto sulla tecnologia e sulle persone è funzionale, quindi ho delle nuove feature. Oppure se non mi preoccupo delle persone, ma guardo l'aspetto dietro le quinte, ho delle innovazioni di processo. L'ottimo è quando riesco a tenere in considerazione tutto e quindi ho un'innovazione esperienziale, quindi sulle esperienze che riesco a erogare ai cittadini. Come procede la metodologia? La metodologia usa questo schema, che è quello del doppio diamante. Doppio diamante significa che abbiamo un primo momento, il primo diamante in cui si parla di problemi, e poi un secondo momento in cui invece parliamo di soluzioni. I momenti sono, il primo è relativo al contesto, quindi cerco di capire in che contesto ci stiamo muovendo. Definiamo qual è il problema che vogliamo risolvere. Dopodiché cominciamo a ideare, a sviluppare un'idea e solo alla fine cominciamo a metterla in pratica, cominciamo a testare come metterla in pratica. Ci sono due elementi cardine in questa metodologia, le persone e i loro percorsi. Le persone, perché abbiamo detto che sono al centro di tutto il percorso, di tutta la metodologia. Quindi le persone sono al centro, occorre conoscerle.
quali persone vogliamo conoscere? Vogliamo conoscere i cittadini, vogliamo conoscere i colleghi, perché i colleghi sono quelli che insieme a noi erogheranno il servizio. Poi c'è l'aspetto politico, nel caso della pubblica amministrazione, ma anche giornalisti. E poi cominciamo a andare a esplorare altri ambiti, le associazioni, le scuole, le aziende. Perché abbiamo messo un asterisco? Perché spesso si cade nel fraintendimento di definire un'organizzazione come una persona. In realtà un'associazione è fatta di persone, quindi in realtà non vogliamo conoscere l'associazione, ma le persone delle associazioni che interagiranno con il nostro servizio. Lo stesso ragionamento vale per le aziende. Quindi occorre sempre focalizzarsi sulle persone. Come le conosco? Ho due modi. O mi baso sui dati, quindi faccio un'analisi quantitativa, o mi baso su le persone vere e proprie, e quindi faccio un'analisi qualitativa. Quella qualitativa per noi è imprescindibile. Fare osservazioni, fare interviste, mettersi in un angolino e osservare come si muovono. Questo è un elemento che porta una marea di informazioni. Però anche quella quantitativa è interessante, soprattutto oggi che abbiamo accesso ai famosi data lake, quindi ai dati, che ci danno una visione su come si muove una larga massa di persone. Se riusciamo a analizzare queste informazioni, ci portano tanti dati. Un elemento a cui fare particolare attenzione sono i questionari, che sono super utili, ma vanno pensati bene. Questo è un classico esempio. Il tablet è diventato un componente fondamentale della vita moderna e con questa serie di domande, di opzioni alla domanda. E qual è il problema? Che questo ci sembra tutto molto normale, tutto molto semplice. In realtà, quello che osserviamo è che ci sono un sacco di elementi che sono fuorvianti. E questo porta a non riuscire a cogliere davvero l'informazione corretta, che è che il 34% delle persone usa il tablet in bagno. Le persone, diciamo, sono l'elemento cardine. Usiamo un archetipo, uno strumento, un modello che chiamiamo personas, che raccoglie informazioni sulla persona, anagrafiche, descrittive, demografiche, informazioni sui loro comportamenti, ma soprattutto quali sono le sue frustrazioni e quali sono le sue aspirazioni. Il team digitale di Esanas Italia mette al centro le persone al centro del loro progetto e offre anche dei modelli su cui basarsi. Non è una cosa inventata ovviamente da Esanas Italia, è una cosa della metodologia. Questi sono alcuni casi reali che abbiamo realizzato in passato. Il primo è stato per ARPA Emilia Romagna, il secondo invece per l'USL di Piacenza. Come vedete sono differenti, sono da adattare a seconda dei casi. Raccogliamo le informazioni che ci servono. Non è una scheda da compilare. L'altro elemento sono le storie, i percorsi, i viaggi. Perché progettiamo le esperienze come storie? Perché come esseri umani tendiamo a ricordare molto molto facilmente le storie. Se vi chiedessi a chiunque di voi di raccontarmi la favola di Cenerentola, uno parte, inizia, arriva la matrigna e poi a un certo punto siamo tutto quello che sappiamo, abbiamo il momento della mezzanotte, dopodiché alla fine arriva il principe. Questa cosa qui noi la conosciamo molto bene, riusciamo a raccontarla molto molto facilmente. Dov'è che invece cominciamo a avere difficoltà? Se noi ad esempio cominciassimo a fare un'analisi introspettiva di Cenerentola nel momento in cui scappa dal castello, cioè, quello sarebbe una cosa già più complicata da fare, dovremmo fermarci un attimo e pensare. Viceversa, raccontare storie è una cosa che ci viene molto molto facile, per cui basiamo tutto sulle storie. Nel raccontare le storie si racconta un percorso e nel farlo occorre che teniamo presente il quadro generale, non singoli momenti, ma tutto il quadro generale. Prendiamo il caso di Ryanair. Quando io decido di viaggiare con Ryanair, fondamentalmente seguo questi momenti. Ho il momento di sogno, il momento della decisione e quando io decido di acquistare o non acquistare il biglietto. Faccio un piano, mi preparo, poi la partenza, il viaggio, l'arrivo e la vacanza. Nel momento della decisione io ho questi pensieri. Voglio rilassarmi, non voglio problemi, voglio spendere il giusto. Nel progettare, però, devo tener conto del fatto che al momento della partenza, il momento della partenza è un momento critico. Con cosa posso partire? Come raggiungo l'aeroporto? Ma queste informazioni mi servono nel momento della decisione. Idem, il viaggio, come sarà? Viaggio ero scomodo, devo mangiare un panino prima altrimenti vendo un reme per poterlo avere. L'arrivo,
dove atterrerò, come torno alla civiltà. Sono tutte informazioni che io devo conoscere in anticipo. La stessa cosa vale per un qualsiasi servizio che andiamo a erogare. Ci sono cose che avverranno successivamente al momento dell'inizio dell'erogazione del servizio, ma di cui io devo tenere, che devo tenere in debito a considerazione, perché le devo comunicare nel momento corretto, nel momento in cui le persone iniziano o devono prendere decisioni. Questo aspetto ha, durante questa progettazione occorre tenere presente anche che è necessaria una forte coerenza nei servizi che eroghiamo, perché noi avremo tanti canali con cui andremo a interagire con il cittadino, il telefono, la mail, chat, il sito web, il servizio stesso. Quindi occorre che il messaggio che passiamo tramite un canale sia coerente con tutto il resto. Ryanair non può dirmi sul sito che la valigia deve avere certe dimensioni, poi arriva in aeroporto e le dimensioni sono leggermente più piccole. Panico. Quindi, quando ho dei momenti di differenza tra ciò che comunico e ciò che succederà, prima e dopo, potrò semplicemente creare enormi problemi e creerò un servizio, un disservizio. Quindi è un elemento a cui fare particolare attenzione. Come lo faccio? Tutto bello, ma come lo faccio questa cosa? Quali sono gli strumenti da utilizzare? In primis, lo user journey map. Quali sono i suoi ingredienti? Sono le persone, quindi il protagonista della storia, il contesto in cui il nostro protagonista Mario si muove, un intervallo, può essere una settimana, un giorno, una settimana, un anno, un certo periodo, ok? Non può essere qualsiasi cosa, ma è una timeline fissa. In quel momento c'è un inizio e c'è una fine. Tutti i punti di interazione tra noi, che offriamo il servizio, e lui che utilizzerà il servizio, il canale di cui parlavamo prima. La curva dell'emozione. La curva dell'emozione racconta quando lui è felice, perché ci sono momenti in cui riusciamo a essere efficaci, e invece momenti in cui creiamo fondamentalmente frustrazione. Possono esserci anche personaggi di supporto, influencer in qualche modo. Perché la usiamo? La usiamo perché spostiamo il focus sull'utente, quindi guardiamo le cose dal suo punto di vista, mappiamo i suoi comportamenti, definiamo il percorso, ma soprattutto ci aiuta a dare una priorità nella progettazione di quello che verrà dopo, interfaccia o qualsiasi altra cosa che ci servirà a creare. Il contraltare è la Service Blueprint, un altro strumento. Se in un locale il journey è il momento in cui prendiamo un aperitivo, la Service Blueprint è la parte di dietro le quinte che è relativa all'organizzo l'aperitivo. Messi di fianco, la Service Blueprint è come funziona il servizio. La User Journey Map è come è percepito il servizio. In particolare, i punti di contatto sono appunto i touch point, ma in particolare io ho un unico servizio per più persone, perché la User Journey Map è legata al singolo cliente, al singolo cittadino, al politico piuttosto che al collega, piuttosto che al cittadino. Quando le metto insieme, questi sono gli elementi che tengo in considerazione, quindi la curva dell'emozione che vi dicevo, con i sorrisi, gli smile, cosa pensa oggi e cosa vorremmo che pensasse, e come fare per poter fare in modo che lo pensi, i punti di contatto, i canali, le persone di supporto, gli influencer, tutte le sue preoccupazioni e le cose che potrebbero andare molto bene, e poi tutto ciò che avviene sul front-end e tutto ciò che avviene sul back-end. Vi faccio alcuni esempi. La prima è quella analogica, estremamente efficace in fase di progettazione perché coinvolge il team. Il team su questa marea di posti si trova benissimo perché l'ha creata lui. Non è facile, non è ottima per comunicare. Il digitale, viceversa, ci permette di essere molto, molto analitici e soprattutto è immediatamente persistente e quindi può essere usata anche come deliverable diretto. Può essere che ti ritrovi a doverla adattare ad esigenze particolari e quindi puoi dover fare cose che non sono esattamente ortodosse, devi fare un po' più sofisticate come ad esempio questa. Questa è ottima per fare deliverable in presentazione. Due esempi pratici, questa è una user journey con un elemento di esperienza, le card, quelle che vedete al centro, sono momenti in cui viene raccontato cosa succederà in quel momento, qual è l'impatto sulle persone. Dietro le quinte andiamo invece a definire qual è la service blueprint in cui andiamo a definire cosa succede a livello di, questa è la progettazione della partecipazione della regione Emilia-Romagna,
E quindi andavamo a progettare cosa succede a livello di ente, a livello regionale e cosa fare dal punto di vista strategico. Una volta che abbiamo fatto tutto questo lavoro, dobbiamo provare a vedere se funziona, perché tutto questo è stato progettato dentro la nostra stanzina e non sappiamo se funzionerà davvero. I prototipi ci servono appunto per testare le cose. Avviene in questo momento, quindi nel momento in cui io comincio ad avere delle idee, lì comincio a valutare se l'idea sta in piedi oppure no. Cosa sono? Sono riproduzioni primordiali del nostro progetto. Servono solo per fare test e valutazioni e si buttano via. Non sono un MVP, una cosa da su cui poi lavorare e fare evolvere. Sono fatti in modo tale da essere usati per testare e poi gettati via. Devono simulare il nostro servizio. Posso usare tanti tipi di prototipi e anche altri che non sono qui nell'elenco che mi posso inventare. In funzione del tipo di del livello di dettaglio che voglio testare, lo posso fare a un basso grado di risoluzione o a un alto grado di risoluzione. Come sono fatti? Ci sono le cose tipiche, quindi le cose fatte con carta, vedo direttamente con le persone se funziona, funziona quella cosa. Ma quando parlo di digitale, le cose molto classiche sono i wireframe, quindi capisco come sono fatte le cose, le disegno, le mostro, o addirittura i visual, sono anche loro un primo livello di prototipo. E in particolare quei visual possono essere utilizzati per l'implementazione, ma questo è un altro discorso. Chiudo, vado in conclusione. Tre cose che vorrei lasciarvi. La prima è che non si gioca da soli, si lavora sempre in team perché i punti di vista differenti fanno la differenza, appunto, e sfruttiamo le potenzialità del gruppo. La seconda cosa è poche chiacchiere, pochi bla bla bla, occorre visualizzare, segnare, mappare le evidenze, fare gli elementi di condivisione, le informazioni che abbiamo diventano le storie su cui poi basare il nostro servizio. L'ultimo elemento è improvvisazione. In realtà non è mai come si pensava fosse, si va in scoperta, è sempre un momento in cui scopri cose nuove. Quindi allenati, le prime volte sarà complicato, le volte successive sarà un po' più facile. E questo è sempre così, fondamentalmente. Cosa interessante è che questo percorso alla fine è sempre molto divertente. Con questo concludo, vi ringrazio per il vostro tempo, a presto.